di Gianfranco Amato del comitato promotore. Una domanda, diciamo, un pochino sfiora un pochino anche la politica, perché si parla anche di un appoggio un po' più tiepido da parte del Papa rispetto a quello del presidente della CEI. Ecco, su questo voi cosa pensate? Insomma, la Chiesa generalmente su queste battaglie è sempre stata un'alleata forte e incondizionata. Diciamo che questa piazza è una piazza di popolo, laica, fuori da tutte le logiche politiche, ecclesiastiche, di quello che delle dinamiche interne alla Chiesa Cattolica non ci interessa nulla, siamo completamente, li rispettiamo tutti, ma non siamo influenzabili da nessuna parte. Quindi diciamo non avete neanche nulla da eccepire sul fatto che per esempio CL non ha dato un appoggio ufficiale? Questione CL è abbastanza complessa, però non ci interessano né le associazioni né i movimenti, questa è una piazza di popolo, è una piazza assolutamente laica, perché oggi sostenere che la famiglia è solo quella composta da un uomo e una donna, che un bambino ha bisogno di un papà e di una mamma, che non si può mercificare il corpo di una donna per il desiderio egoistico di due uomini con l'utero in affitto, non è un dogma di fede, è un'evidenza oggettiva della natura di cui la ragione non può non tener conto. Il problema è che si sta smarrendo la ragione umana. Bene, parliamo di attività laiche e popolari. Se nel caso passasse questo DDL, voi sareste disponibili a raccogliere firme per un referendum abrogativo? Se passa così com'è, che è assolutamente incostituzionale, questo mi pare evidente, certo, l'unica referendum potrebbe essere una delle tante soluzioni, però bisogna capire cosa passa, perché già le perplessità del Quirinale sulla firma di un'impostazione attuale ci inducono a ritenere che forse verrà rimaneggiato. Dobbiamo vedere qual è il testo definitivo che arriva dopo la rimessa nei binari del testo attuale. Bene, un'ultima cosa, la regolamentazione in generale, diciamo, delle unioni civili omosessuali, siete completamente, diciamo, contrari a questo oppure è soltanto l'adozione, la stepchild adoption? Totalmente contrari. Oggi gli omosessuali e le coppie omosessuali godono già di tutti i diritti, in realtà sono bugie, mistificazioni, il fatto che non possono andare a trovare in carcere il partner non è vero. Non si può riconoscere, dare una valenza pubblica a un aspetto che è totalmente privato. Ma visto che in Europa già si regolamentano, sareste un po' anche anti-europeisti oppure no? No, l'idea che noi dobbiamo, siamo il fanalino di coda d'Europa e dobbiamo metterci in regola, la rimandiamo al mittente. Se l'Europa dei diritti civili è l'Europa trainata dall'Olanda e dal Belgio, per esempio il Belgio dove è stata approvata la legge sull'eutanasia infantile, o l'Olanda che ha riconosciuto il diritto del partito dei pedofili e parla già di amore intergenerazionale al posto di pedofilia, se è questa l'Europa dei diritti civili, noi questi diritti civili li lasciamo volentieri dove sono, anzi l'Italia deve riprendere il suo ruolo di baluardo della civiltà e ricordare a tutti che 2000 anni di storia, di tradizione laica illuminata dalla fede sono l'unica difesa per la ragione umana, perché è un problema di ragione umana. Grazie Gianfranco Amato.